Beh, non ci si può perdere il convegno nazionale del CICAP perché è davvero un concentrato di cose interessanti. Lì si può sentire, insomma, avere delle notizie fresche, diciamo, no? Fresche di stampa, magari dei più recenti, curiose ricerche che sono emerse magari in ambiti particolari, insomma, come quelli dei temi toccati dal CICAP, quindi delle pseudoscienze, sempre più adesso, no? O dei fenomeni misteriosi, e quindi si possono ascoltare i risultati delle ricerche magari dalla voce proprio degli autori, insomma, no? Di coloro che le hanno fatte, che le hanno ideate, che le hanno portate avanti. Del CICAP mi piacciono beh, innanzitutto le persone che lo costituiscono, ed è questo forse il vero motivo che mi tiene legato da così tanti anni al CICAP, ma anche il modo in cui queste idee e le cose che fa vengono portate avanti, perché è un modo che cerca di essere il più possibile rispettoso delle opinioni altrui. L'atmosfera che si respira nei convegni del CICAP è davvero bellissima, perché è come ritrovarsi davvero tra vecchi amici. Io posso dirlo a ragione perché credo di averle, ho partecipato a tutti i convegni, inizialmente come semplice socio e poi insomma un po' da dietro le quinte gestendo l'aspetto organizzativo. È davvero un'atmosfera piacevolissima e sempre molto costruttiva. Non si torna da un convegno CICAP senza essere delle persone un po' più belle e migliori rispetto a prima.